Amici Tecnoandroid, volete sapere come si carica il Nexus 7 senza fili? Allora dovete assolutamente seguire questa recensione. Infatti, grazie a mobilefan.it siamo riusciti ad entrare in possesso della dock di ricarica wireless della KDigi, studiata appositamente per il Nexus 7 versione 2013. Ok, andiamo subito a scoprire com'è fatta la dock di ricarica. Dock di ricarica molto semplice, con un logo che indica da dove avviene la ricarica wireless, eccolo qui, il logo in basso della KDigi e il LED di ricarica. Il LED di ricarica è fisso se è solamente collegata alla presa di corrente, lampeggiante se sta caricando il vostro Nexus 7. Nella parte posteriore troviamo l'alloggio per il connettore micro USB. E una targhetta che indica il modello appunto della dock di ricarica. Andiamo subito a scoprire come funziona. Bisogna collegare l'alimentatore in dotazione alla presa di corrente, alimentatore che funziona tra i 100 e 240 volts, ha un assorbimento di 0,2 A e produce 5 volts per 2100 mAh, come potete vedere. Ok, andiamo subito a connetterlo alla presa di corrente per vedere come funziona. Ok, perfetto, abbiamo collegato la dock di ricarica, si accende subito il LED. Ora prendiamo il nostro bellissimo Nexus e colleghiamolo nell'apposita fessura in questo modo. Subito inizia a lampeggiare e viene prodotta abbastanza energia per ricaricare appunto il Nexus 7 2013. La ricarica avviene tranquillamente come da cavo, quindi ci vogliono all'incirca 2 ore. Abbiamo provato a ricaricare 2-3 volte questo tablet e non abbiamo avuto mai problemi. Carina anche la posizione appunto della dock un pochettino inclinata, che può essere utilizzata anche come supporto mentre si digita tramite una tastiera Bluetooth oppure si vede un film o quello che volete. Per oggi è tutto, continuate a seguire su www.techandroid.it.